Ciao ragazzi, come state? Io sono Briller e come sapete benissimo ormai io sono madrelingua americano e detto ciò, quando sento delle cose che voi dite in italiano, mi devo chiedere, ma perché si dice così? Ma che cazzo stai a dire? O cosa significa addirittura a volte mi devo chiedere. Quindi volevo semplicemente elencarvi delle cose che mi risultano un po' strane quando voi le dite. Sentiamo un po'. Naturalmente potrei facilmente iniziare con qualche modo di dire. Voi ne avete tantissimi. Ad esempio, il primo. Mi sono fatto un culo così, con questo gesto. Si è fatto un mazzo così. Come fate Non ha fatto il questo? puttane, si è fatto un culo in altri termini. Prima di tutto, questo gesto cosa significa? Non so se è la forma del culo o sono tipo due pistole che sparano in giù. La seconda cosa, perché è riflessivo questo? Mi sono fatto, cioè ho fatto un culo a me stesso, magari come una ragazza che va in palestra per allenarsi il culo, non ho capito. E a proposito di riflessivi, ci arriveremo dopo in questo video. Un altro esempio semplice che mi viene in mente: arrampicarsi sui specchi. Sì, capisco il significato, ma che c'entra climb e mir? Nel senso, sì, è scivoloso, ma se stai spiegando qualcosa e non sai bene quella cosa e stai provando a inventarti qualcosa, non ho capito. Da dove viene la frase arrampicarsi sui specchi? Sono curioso di capire la storia di questa frase, di dove viene proprio, perché climb a mirror non c'entra con una spiegazione inventata, secondo me. Un terzo modo di dire è sei in gamba. Non so perché, ma evidentemente vuol dire sei bravo. Ho una gamba, ho due gambe, ma non sono mai stato dentro le mie gambe. Quindi qualcuno mi dice, oh, sei in gamba, e dico, non sono nella mia gamba, grazie, ma la mia gamba sta fuori il mio corpo e non sono dentro la mia gamba. Grazie comunque perché so che è un complimento, ma non sono dentro la mia gamba. Ma che cazzo? Un altro l'ho già detto in un video precedente, ma cagami per dire fammi attenzione, non voglio cagarti addosso, mi dispiace. Ma che cazzo? E un altro che logicamente lo capisco, ha pure senso, che era di più un pelo di figa che un carro di buoi. Ma che cazzo? Questo è solo divertente, non è nemmeno così strano, ma l'ho voluto aggiungere in questa lista. Allora, lasciando i modi di dire, andiamo un po' avanti, ragazzi. Ad esempio in italiano dite ho voglia di e anche voglio. Nel senso, se voglio mangiare le melle, perché posso anche dire ho voglia di mangiare le melle? Quale differenza c'è? È la mia unica domanda. Quale differenza c'è tra ho voglia di e voglio? Nel senso, i miei studenti che imparano l'inglese mi hanno pure chiesto: Bro, come si dice ho voglia di? e rispondo I want, è simile a voglio. Infatti non ho capito la differenza. Se mettete un oggetto dopo ho voglia, tipo ho voglia di mele, va benissimo, ma metterci un verbo dopo, che si fa? Non l'ho mai capito. E a proposito del verbo avere, essendo di nuovo mente americano-inglese, ci sono molte cose per cui voi usate avere che in inglese useremmo essere. Ad esempio, io sono 26. Però voi dite ho 26 anni. In questo caso vincete voi perché non sono 26, non sono il numero 26. Un altro ad esempio, ho freddo o caldo. In inglese diciamo sono freddo, sono caldo. Non sono una persona fredda, quindi non voglio dire I am cold. È meglio dire I have cold. Bravi in questo pure. E l'ultimo, ho fame. Sono affamato. Di nuovo, a voi piace questo avere, in inglese ci piace essere, non so perché, ma andiamo avanti. Allora, avevo detto che anche con i riflessivi ci sono cose molto strane in italiano. Ad esempio, il verbo dimenticarsi e ricordarsi. Perché sono riflessivi? E la mia, anzi, seconda domanda, perché sono riflessivi? Mi sono dimenticato, nel senso, non è che ho dimenticato me stesso. Se un giorno mi svegliassi e mi fossi dimenticato di me stesso, va benissimo, mi sono dimenticato, punto, fine della frase. Ma se ho dimenticato un'altra cosa, voglio dire ho dimenticato, che si può anche dire in italiano, ma è anche accettabile usare questo riflessivo, non ho mai capito perché, e tutto quello vale anche per ricordarsi, cioè ricordo, ho ricordato, mi sono ricordato, forse c'è una differenza in questi, ma comunque i riflessivi in questo caso non li capito, non li ho capiti. Un altro tipo, rendersi conto o accorgersi, vorrei che fosse ho accorto che, come ho realizzato che.
mi sono accorto che accorgere in sé il significato non l'ho capito. Spiegatemi nei commenti, leggo tutti i miei commenti comunque, anche se non rispondo sempre. E un altro verbo tipo, ecco l'esempio perfetto, lamentarsi. Se una cosa non mi piace, perché non lamento di quella cosa? Perché lamento me, mi lamento di quella cosa? Mi sono lamentato, cioè non è che ho lamentato me stesso, ho lamentato di un'altra cosa. Quindi non ho capito perché si deve dire mi sono lamentato di Quindi come potete vedere, riflessivi a volte li trovo molto molto strani. E la stessa cosa vale anche per cose impersonali, tipo si fa questo, si mangia quello, che in italiano se questa cosa è plurale, per qualche motivo anche la cosa impersonale diventa plurale e fa una cosa strana. Ad esempio, se in inglese dico here you read books, nel senso qui si legge i libri, anzi si deve dire si leggono i libri. Si leggono i libri sembra che il libro stesso apre se stesso e legge se stesso. Questi libri sono capaci di leggere se stessi. I libri possono leggere. Si leggono i libri. I libri si leggono? Non mi ha mai fatto senso. Anzi, non mi ha mai avuto senso. It's never made sense to me, ragazzi, questa cosa. Ecco un'altra cosa. Fare senso. Perché fare senso significa far schifo? Non lo so, questo non l'ho scritto neanche, mi è venuto in mente adesso. E ragazzi, per finire questo video, uno classico proprio che non capirò mai e rifiuto di provare a capire perché so come deve essere questa cosa, sono i doppi negativi in italiano. Se dite non ho fatto niente, sono sicuro che hai fatto qualcosa. Se hai detto non ho mangiato niente, voglio sapere cosa hai mangiato. Se non sei andato da nessuna parte, dove sei stato, vorrei andarci anch'io. Perché se non hai fatto niente, questa scatola di niente, non hai fatto questa scatola, hai fatto la scatola di qualcosa. Che cosa hai fatto? Sicuramente niente non l'hai fatto, hai fatto qualcosa. Doppi negativi in italiano, ragazzi. Che vita difficile che ho, che devo imparare in italiano. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre. Iscrivetevi al mio canale solo se vi va. Sto facendo una ricerca che se chiedi a qualcuno di iscriversi al tuo canale, non si iscrivono. Quindi, anzi, non iscrivetevi al mio canale. E lasciate un like, stessa cosa vale qui. Non lasciate un like se non volete. E non commentate se non volete. Se volete, fatelo pure. Ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Peace!